benvenuti al Marché Verdi Aosta. Siamo qui al mercatino dove io sono Giorgio Augusto Neiroz, faccio le foto insieme a Babbo Natale. Babbo Natale si presenta qui a delle ore stabilite, ovviamente lui ha tanto da fare in questo periodo, e facciamo la foto insieme alle famiglie, ai bambini, ai gruppi di amici, compreso quella col cane, alle famiglie che vengono qui così tutte insieme, in modo da dare questo servizio per fare un regalo, perché alcuni lo fanno proprio per regalo, alcuni stampano la foto, noi la stampiamo subito, la stampano per un regalo per i nonni, e in più io faccio vedere e vendo quelle che sono le mie fotografie d'autore, sono delle foto in fine art, e in questa splendida cornice, quella del Teatro Romano, dove ci troviamo tutti, dove facciamo il nostro lavoro. Quindi ancora per un saluto a tutti, valdostani e non, venite qui a trovarci al mercatino al Marché Vert, dove in questa splendida cornice del Teatro Romano facciamo tanta festa tutti insieme, ci divertiamo, cerchiamo di vendere i nostri prodotti, dalla gastronomia al, come ha sottoscritto, quello che riguarda le fotografie, e tutti insieme passiamo un fine anno e un inizio fino alla Befana. Allora, noi siamo Aglio Olio Peperoncino, facciamo delle confetture strane da accompagnare con formaggi, con le carni. Il nostro orgoglio sono le gelatine che facciamo con le erbe aromatiche, queste sono molto buone con i formaggi caprini o con i pecorini, o se no con gli affettati come il lardo, da usare in sostituzione del miele, del classico miele. Facciamo anche degli ottimi sali con le erbe aromatiche, e quest'anno abbiamo provato a fare le pere martine anche, che sono delle piccole perine che sono tipiche di qua. Queste riscuotono molto successo con i turisti che non le conoscono assolutamente, pensavamo che le conoscessero anche fuori dalla valle, ma non è così, e sono pere cotte col vino, con la cannella e chiodi di garofano. Altre marmellate che facciamo sono sempre particolari, sono di frutta, sono da accompagnare a colazione e sono impreziosite da degli accostamenti originali con dei fiori o delle spezie. Questo è il secondo anno che partecipiamo, è il terzo anno che partecipiamo al mercatino di Natale, però è il secondo che siamo in questo scenario, che è molto bello. È uno scenario che i valdostani avevano dimenticato probabilmente, che con l'occasione riescono a riscoprire. Noi invitiamo tutti quanti a venire a vedere i resti romani che sono stati un po' dimenticati dai valdostani forse. Noi siamo i mercanti di luce. Cosa proponiamo quest'anno? Alcune novità. Beh, come tutti gli anni, gli incensi indiani molto particolari, con delle profumazioni diverse. Poi i conetti, sempre conetti di incenso con le varie profumazioni. Poi particolarità, profumi d'ambiente che non hanno alcol, quindi praticamente non evaporano e hanno una durata di più di un anno, con varie fragranze. Poi da questa parte abbiamo altri profumatori d'ambiente particolari che sembrerebbero delle caramelle, sono colorate, sono in cera. Tantissime fragranze fatte proprio dal titolare, da sciogliere sui diffusori con la candela. Poi direttamente dalla Germania abbiamo dei portacandele e delle lampade coloratissime che rallegrano il nostro banco. Invitiamo ovviamente tutti i valdostani a venire a visitare i mercatini di Natale, perché oltre ad avere tantissime idee regalo, troverete gente che vi accoglierà felicemente e vi proporrà tante idee regalo anche a costi non elevati. Quindi venite, venite, fino al 6 gennaio siamo qua, vi aspettiamo. Siamo al mercatino di Aosta e vi presento il nostro fantastico banco. Abbiamo
la novità dell'anno, che sono questi fantastici spinner, nonché spettacolo dei bambini che girano col vento, è un po' l'attrazione, diciamo, di questi banchetti di Natale. Ma la vera rivelazione è lo sciarpuccio. Di cui è stata creata anche una fanpage su Facebook, e quindi sono questi cappelli che si tirano su come dei cappucci o si abbassano come delle sciarpe. E ad Aosta abbiamo fatto scoppiare la Sciarpucci Revolution, quindi tutti hanno uno sciarpuccio, tutti vogliono uno sciarpuccio. Se volete uno sciarpuccio anche voi, venite ad Aosta a scegliere lo sciarpuccio che vi piace di più. Grazie, vi aspettiamo. Ciao! Ciao, sono Magnone Fabio e tengo lo stand di Ostriche Champagne. Come tutti gli anni siamo qua e sta andando benone. Noi abbiamo notato un leggero miglioramento confronto agli altri anni. Forse per la mancanza della neve sulle piste la gente si sta riversando di più nelle strade, quindi abbiamo avuto una grande affluenza al mercatino. Devo fare i complimenti al comune che come sempre ha fatto un ottimo lavoro, il mercatino è sempre stupendo, nella nuova location del Teatro Romano è sempre molto suggestiva. Allora, un ultimo invito alla gente a venire a trovarci, portate i bambini perché si divertiranno di sicuro, è tutto molto bello e niente, un saluto dal mercatino, ciao! Salve a tutti, sono Monetta Mirko di Senza Tempo Aosta. E sono qui al mercatino di Aosta, è già il quinto anno che partecipo, vendo prodotti natalizi, carillon e babbi natali della Jimmy Shore, e trovo che questo mercatino di Aosta è da vedere perché è uno dei pochi in Italia che è ambientato con tutti gli alberi di Natale, ed invito tutti i turisti a visitarlo perché ne vale veramente la pena. Sono Paulini Massimo e vengo qua al mercatino da tanti anni e propongo i miei prodotti in pura lana, è una lana grezza che è proprio molto apprezzata, e i miei articoli sono cappelli, guanti, sciarpe, dei bei oggetti da arredamento in lana cotta, e partecipo al mercatino da tanti anni. E ritorno sempre molto volentieri perché è un momento di buon lavoro. Sono anche entusiasta di partecipare a questo mercato da molto tempo perché è ben organizzato e siamo molto soddisfatti di questo. E consiglio a tante persone di venire a visitare il mercatino perché ne vale veramente la pena e ci sono tanti articoli interessanti per molti gusti. Buongiorno, noi siamo un'azienda agricola di Emaville e da anni che partecipiamo al mercatino di Natale. I nostri prodotti sono il miele e poi un prodotto d'eccellenza anche i vini. Le persone che vengono al mercatino si trovano molto bene nel nostro stand, comprano volentieri sia il vino che il miele. Invitiamo tutti i valdostani a partecipare e anche molti turisti a visitare il mercatino. Le cose i conti si fanno sempre alla fine. Adesso l'affluenza è stata ottima, però i conti, come ho detto, bisogna farli alla fine. And so happy Christmas.